E rieccoci in studio. Allora, adesso cambiamo argomento. Abbiamo parlato di Covid, abbiamo parlato, però ora vorrei parlare di un argomento che a me sta particolarmente a cuore, e cioè del fatto che tutti i giorni a tanti italiani, purtroppo, succede che si passa da una vita normale a una vita meno normale, meno facile, a una vita un po' più complessa. E questo senza bisogno nemmeno di perdere troppo tempo, perché quanti di noi, da essere uomini abili, completamente abili al 100%, si possono trovare a essere uomini inabili. Ora, quando uno di noi si trova ad essere inabile, succede che ci accorgiamo all'improvviso che esistano, voglio dire una banalità, marciapiedi, buche, soglie, che ci sono le scale, ma sono quattro scalini. Ma su una carrozzina questi quattro scalini non li faccio. E non mi voglio dilungare perché i problemi sono ampi, ampissimi. E pensate a chi in certe condizioni ci nasce. E allora io voglio presentare una donna, un onorevole, una persona che ha cambiato la storia di questa nazione, sicuramente per quanto riguarda la disabilità, e che ha aiutato tutti noi a entrare un po' di più nel futuro. Si chiama Ileana Argentin, onorevole Ileana Argentin. L'abbiamo in linea? Eccola. Eccomi qua, Onorevole, buonasera. buonasera, buonasera a lei. Dunque, io mi sono permesso di presentarla dicendo che lei ha cambiato un po' la storia dell'Italia, guardando avanti e facendo tenere presente a tutti che purtroppo delle volte qualcuno è un po' più sfortunato e quindi si trova a dover gestire un'invalidità. E questa invalidità si trova a dover poi, diciamo, combattere col fatto che non si monta su tutti gli autobus, non si monta su tutti i taxi, non si monta su tutti i marciapiedi, eccetera, 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 eccetera. Ci vuole un po' dire lei a che punto sta l'Italia in questo momento rispetto a questo tipo di condizione? Ma sì, sicuramente La possiamo sono sentire con un po' più di voce, che è bassa. fatto molto. Così mi sentite? Aspetti che vediamo se è in studio da noi. Prego, provi a parlare. Sì, dicevo, Perfetto. mi sentite ora? Sì, perfetto. Ok, che sicuramente la situazione in Italia è cambiata moltissimo negli ultimi 50 anni. Però va detto che ancora siamo anni luce lontano da delle risposte adeguate. Basti pensare alle metropolitane, oppure pensare, non so, ai musei, ma anche alla farmacia sotto casa, dove il gradino comunque c'è, la pedana non si mette perché lì si fanno la multa, altrimenti, perché se metti una pedana davanti un marciapiede, spesso questo può creare dei problemi agli altri cittadini e quindi non te la fanno mettere. E quindi c'è una sorta di contraddizione innata in tutte le nostre leggi, nella normativa. Questo mi permetto di dirlo anche come ex deputato, insomma, io sono da 10 anni in Parlamento. Esistono tutta una serie di contraddizioni che impediscono pari opportunità alla cittadinanza. Ora, al di là delle barriere, immaginiamoci che ancora oggi si fanno le gare per acquistare gli autobus e si continuano a comprare con diversità pedane, anche se possono fare. C'è proprio una cultura dei muri, come posso dirlo, delle barriere culturali, che ci impediscono di acquisire pari cittadinanza. Pari cittadinanza. Lei ha detto una parola però importante in questo, pari cittadinanza. Allora io voglio chiedere al direttore Gianluca Fabi. Gianluca, pari cittadinanza è un termine, secondo me, che sembra banale, ma è pesantissimo. Cioè, Certo. pari cittadinanza vuol dire che abbiamo cittadini di serie A e cittadini di serie B. Rettore, lo dico anche a lei, Sì, certo, ma ma io credo che Ileana, possiamo darci del tu, che ci conosciamo da tempo. E ha dato una svolta, come ha detto lei, Bandecchi, perché il tema dei diversamente abili o disabili, come più comunemente vengono indicati,
è fondamentale proprio in questo senso, cioè bisogna rientrare nell'ordine delle idee che chi non lo è fortunato e quindi dovrebbe capire necessità. Mi ha colpito l'esempio che faceva Eleana delle farmacie, perché alcuni si infastidiscono, per, no? Questo io non Si l'avevo mai sentito e infastidiscono se notato, parcheggio ma davanti alla farmacia, cioè questa è è allucinante. veramente una Ha detto cosa una cosa mostruosa. Cioè, indecente. praticamente io mi infastidisco perché davanti alla farmacia ha parcheggiato la macchina di Indecente, Lima e quindi è una sì, cosa che non si questo può fare. Eh? veramente. No, Poi, sì, insomma. guardate che è una follia generale, cioè il parcheggio disabile viene ancora visto come un sistema. Cioè, non è che si capisce che dietro ci sono anni di battaglie per chi non ha mobilità, per cui immaginate che un genitore con il figlio in stabile in carrozzina, che se lo deve tirare su dalla macchina, che poi lo deve spingere fino ad attivare altre cose. Cioè, ripeto, tutti sono movimenti che è un privilegio, ma è veramente risultato di battaglie e di rispetto, di un diritto negato. E poi magari sono gli stessi che parcheggiano le automobili davanti agli scivoli dei marciapiedi, dove ovviamente quegli scivoli non stanno lì casualmente, ma sono Infatti. stati creati per far scendere le carrozzine, le sedie a rotelle, insomma tutti coloro che hanno delle difficoltà nella deambulazione. Voglio però andare oltre, perché l'onorevole io l'ho invitato, perché è uno dei pochi onorevoli PD con i no, sto scherzando. Nel senso che io mi trovo bene con l'onorevole Argentina, però voglio parlare quindi, a parte dell'invalidità che abbiamo capito, io chiuderei qua l'argomento perché siamo messi male, molto male, perché sì, perché mi sembra che tentiamo a capire, a me ha molto colpito la persona di serie A e di serie B, quindi voglio andare oltre, perché l'onorevole per me è una persona equilibrata anche in argomenti comunque diversi e in Assolutamente. argomenti, diciamo, più politici. Posso approfittare quindi, Argentini, per fare questa domanda di carattere politico? So che lei, durante il referendum, ha votato in disaccordo con il suo partito, sbaglio? No, non sbaglio, io ho votato no, lo dico anche adesso, l'abbiamo perso, ma io non ci sto. Io quando il mio partito dice delle baggianate, non mi tiro certamente indietro, ho chiamato il segretario, gliel'ho comunicato, tutto lo staff centrale era presente che gli avevo Cioè, lei ha fatto. chiamato Zingaretti e gli ha detto: guarda, amico mio, io voto no perché non mi piace questa cosa. Così è andata. Esatto, Esatto. esattamente. Ho detto non lo voto e spiego anche perché ho votato no, perché se no sembrerei una pazza. Io non è che ho votato no perché mi sono svegliato la mattina tranquilla, io ho votato no perché secondo me il Parlamento, in base alla Costituzione, ha bisogno di un numero presente di deputati, anche perché altrimenti entreranno solo gli uomini di potere, le donne di potere, che in minoranza non saranno più risultati, perché chi sarà quel deputato che rappresenta i sindacati che verrà in qualche modo messo in una persona? Nessuno. Entreranno soltanto quelli che portano il consenso della maggioranza degli italiani. E io mi rifiuto, ovviamente, di stare in un gruppo dove si vota, come dire, si porta avanti una politica soltanto perché fa tendenza, perché fa consenso. E poi rimanendo una donna di centro-sinistra convinta, sono però anche convinta che se una cosa non funziona, io non mi sento più a perfetto. E io dico. Vede, Argentina, la dovevo far parlare prima col nostro direttore che, pur essendo un uomo di sinistra, ancora non ha capito come stanno le cose. No, vabbè, sto scherzando. No, ma a parte questo, il discorso sul sì e sul no, Ileana, è interessante per il Partito Democratico, per un motivo, perché ovviamente c'è stato un travaglio nel partito, tu lo sai meglio di me, no? Che ovviamente, esatto, Zingaretti ha pronunciato quelle dichiarazioni convintamente, ma non è stato facile. In ballo c'è questa alleanza organica, strutturata per il futuro col Movimento 5 Stelle. Come la vedi? Secondo te il PD dovrebbe cercare di strutturare questo legame che c'è adesso in virtù del governo Conte oppure no? Ma
con umiltà, ma insomma anche con la consapevolezza di quello che sta avvenendo, io dico che a livello nazionale sarebbe una politica da poter trovare in questo momento, perché arrivano centinaia di migliaia di soldi dall'Europa. Quindi al fine di concretizzare qualcosa, senz'altro è necessario rimanere compatti e parlare. Io non vedo l'ora di andare ancora, che è una cosa diversa, e che poi credo che invece qualsiasi tipo di alleanza con l'Europa sarebbe fatto lì. Sono sicura che oggi ne Argentina, saprò. se continuiamo così andiamo su tutti i giornali domani mattina, eh? Se lei continua a picchiare così forte, diciamo qualcosa di, come dire, diciamo qualcosa di PD più che di sinistra. Io di PD posso dire che l'ho fondato, per cui sono assolutamente Non ho capito. L'ha consapevole. fondato. L'ha Ah, l'ha fondato. fondato. È tra le fondatrici. Sì. Ah, lei è fra le Io sono. fondatrici del Partito Democratico. Complimenti, questo mi era sfuggito. Ero sul tavolo etico del PD, per cui ci credo, no, un po', ci credo tantissimo. Però ci sono fasi, corsi di consultorici. E la politica non può essere fatta da uomini e donne, ma su idee, su cose concrete. E Certo. mi pare che in questi ultimi anni abbiamo avuto un po' di problemi. Cioè non si può fare politica gridando al nemico solo perché c'è Salvini. Io credo che la quotidianità vada anche investita in altri modi. Io non sono una del Movimento 5 Stelle, non la potrò mai essere. Non ce la faccio, non mi appartiene. Poi è chiaro che invece sono una donna di sinistra, con il mio percorso con l'altro Boccherone, che ho quindi un atteggiamento assolutamente moderato rispetto alla sinistra, che non vuol dire che non sono pronta a gridare, perché chi si conosce sa che quando è il momento io grido, che non tradirò mai il mio partito, se non dicendo che lo faccio. Cioè, io non è che mi sono nascosta quando ho votato no, io ho votato no, ma l'ho detto prima. Senta Argentina, allora cambiamo argomento perché sennò dicono che poi io la faccio parlare del referendum dove io ho perso come lei perché io ho votato no. Adesso è strano che io e lei la pensiamo allo stesso modo, però delle volte coincidono le nostre Dobbiamo presenze. fare? A volte capita. Comunque, a volte capita. Ora io le voglio leggere una cosa che però non so se è meno importante. Leggo, credo, le sue parole e parliamo di scuola. Argentina dice: troppi disabili senza insegnanti di sostegno. Io voglio fare una precisazione. Non è un problema di ora, non è un problema del 2020, non è un problema quindi del governo Grillino, PD, è un problema degli ultimi 100 anni Certo. della scuola italiana. Lo voglio dire io prima perché sennò sembra una polemica bassa. Però è un problema che non è stato risolto nemmeno da Adesso. questo governo ed è un problema che bisognerà prima o poi risolvere. Quindi ho fatto questa premessa, non è un problema di oggi, è un problema di tanti. Leggiamo. Parole, 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 come diceva la canzone di Mina, la scuola non garantisce gli insegnanti di sostegno per gli alunni con handicap. Quest'anno la scuola è il Covid-19, ma la situazione è quella di sempre. Non è possibile che gli studenti con difficoltà non possano frequentare come i loro compagni. Questa è una cosa importante. Non è possibile che gli studenti con difficoltà non possano frequentare come i loro compagni. Le lezioni sono migliaia, migliaia, i giovani costretti a casa per la mancanza dei docenti, dovuti a loro in base alla normativa. Cioè, io poi Argentina, che come sempre non vuole più essere del PD, perché poi se la prende con tutti, e quindi io lascio perdere la seconda fase della cosa. Però voglio dire, è vero questa cosa? Cioè, direttore, lo domanda a lei, rettore, lo Sì, domanda a lei. studenti di serie B come cittadini di serie B, il discorso di prima. No, è più grave perché i cittadini di serie B possono essere, come dire, cioè io trovo che i ragazzi, no? Io penso al Ho ragazzo che capito. ha 6 anni, 7 anni, 8 anni, che è costretto, obbligato nella sua casa perché non può avere gli amici, i compagni. Penso a quanto sia atroce prendere dei ragazzi che fino alla quinta superiore possono andare in aula, ma che per esempio non possono andare all'università.
Cioè io trovo questa cosa abominevole, abominevole. Però pensavo che fosse nella mia testa malata. Argentina, a lei la parola invece. Allora, rimanendo la sua testa, questa è l'esempio che mi ha detto fare io. Però io mi occupo da tempo di disabilità. La posso fare, la conosco e ritengo che sia una politica non permettere ai ragazzi di cominciare l'anno scolastico con adeguati supporti come previsto dalla legge. Io su questa cosa non ci sto, sono stanca perché sono passati governi di destra e di sinistra e se ne sono sempre tutti molto legati, lasciatemelo dire. Perché? Perché c'è, come dire, l'idea che le persone disabili sono parcheggiate a scuola, non fanno di pagare. Ora, è vero che c'è molto ritardo mentale che giustamente sono stati integrati, ma io vorrei ricordare che ho tre lauree e che le ho prese studiando, faticando. E se non avessi avuto, cioè io devo dire che mi ritengo una privilegiata, no? Perché lo Stato comunque ha in qualche modo condiviso con me diciamo questo percorso, ma perché la mia famiglia, quindi soltanto chi ha famiglie di un certo tipo ce la fa, e questo quindi, è l'inizio. Quindi purtroppo qui diventa anche peggio, soltanto chi se lo può permettere ha del denaro in tasca, rettore. Certo, direttore, che quando lo Stato non riesce ad adempiere gli obblighi che ha verso i cittadini, che c'è sta a fa? C'è il privato che subentra. Ma sono 100 anni, cioè sono 160 ragazzi, cioè io voglio dire, veramente non voglio parlare di questo governo, io voglio parlare di altro. In generale. Noi italiani non riusciamo, va bene, ad aiutare i nostri fratelli, cioè noi non riusciamo a dare una mano, ad allungare la mano verso chi... Ma non riusciamo, Bandecchi, nemmeno a cominciare un anno scolastico con i docenti, non dico tutti, vabbè, i docenti, ma gran parte, sì, compresi quelli di sostegno. Però, questo però, è un problema generale. Dottore, mi permetta, io questo lo capisco, lei ha ragione, ma almeno ci mette tutti al pari, no? Sì, perché sì, se io in una classe non trovo il professore, siamo tutti al pari. Certo. Ma se io devo pensare, cioè, no, capiamoci, se avessi avuto un ragazzo invalido, avessi avuto un figlio invalido e non poteva entrare a scuola, io penso che stavo in galera, almeno già da 10 anni, 15 anni, sicuro. Perché io a qualcuno gli avevo appiccicato la testa contro il muro. Lo so che non è una cosa che si deve dire in televisione, ma non può esistere che ci sia questo tipo di trattamento. Perché chi non la pensa come me non è umano, scusatemi. Io posso anche dirvi, con questo mio padre, spaccare la scrivania dell'insegnante. Io ho questi ricordi un po'... C'è un padre alla Bandecchi, nel senso che anche se ero... un periodo storico diverso, però ricordo che poi alla fine dice no alla violenza, ragazzi, per carità, io non posso la violenza, però tutto ha un limite, tu non puoi fare di mio figlio una minoranza, di un cittadino italiano, non puoi metterlo al margine, sempre e comunque, anche perché tutti i genitori mettono al mondo il figlio con le stesse a questo dire. Ci vorrebbero tutti belli, forti, alti. Non è detto che questo succeda. Allora, le voglio dire che, ragazzi, le voglio dire che anche il padre di Gianluca Fabio ha avuto dei problemi, lo voleva bere alto e purtroppo non c'è, no, riuscito. Ci sono dei problemi anche senza bisogno di... Prego. Vabbè, ma io non sono, mi occupo di handicap, quindi Gianluca va benone. Non ci rientra. Detto grazie, tutto questo, grazie del conforto. Va bene. Detto questo, quello che invece credo che sia importante dire è che, guardate, cioè, la disabilità non è una roba triste, non è una roba crociante, non è una roba negativa. Le vostre prevenzioni a volte che giocano tutti i tuoi. State tranquilli, non attacchiamo niente, non facciamo male a nessuno, dateci il diritto che ci aspetta e soprattutto non pensate che siamo persone che non scelgono il proprio partito, perché esattamente chi dà risposte viene seguito. Non è vero
che noi vogliamo sempre in un modo. Noi vogliamo rispetto come tutti gli altri delle comunità, e molte volte questo non lo vogliamo. Ma una cosa che mi è piaciuta di quella che ha detto adesso, che io farei diventare un po' più grande, noi non attacchiamo malattie. Infatti. Cioè, il disabile Sì, non esatto. attacca la malattia. Se non riesci a camminare, muori, se hai un problema, non attacchi niente. Una Quindi. volta Ileana, che frequenta ovviamente la nostra università e i nostri studi radiofonici, perché tra l'altro volevo annunciare che riprenderà tra poco la domenica il suo programma radiofonico su Radio Cusano Campus, che si chiama Ruota Libera. Uno tra gli insegnamenti. Cioè, scusate, io sono un po' rimasto indietro, chiedo venia. Quindi l'onorevole Ileana Argentini inizierà un programma su Radio Cusano Campus, No, giusto? già lo fa, Già lo già lo faceva, faceva. perfetto. Lo riprenderà tra poco e una volta a settimana, la domenica mattina, sarà ai nostri microfoni per raccontare tante storie belle. Però volevo dire che la frequentazione con lei ti insegna molto, perché lei un giorno mi disse: sai, a volte le persone, quando mi incontrano, persone che provano affetto nei miei confronti, hanno paura quasi ad avvicinarsi, perché, non lo so, pensano che io sia fragile. Certo, E invece io gli vorrei dire: mi vuoi dare un bacetto? Dammi un bacetto, mi vuoi fare una carezza? pensano che Fammi una sia carezza. contagiosa, c'è cioè una Esatto. cosa che attaccano. Avvicinati Io pure. voglio dire un'altra cosa invece dell'onorevole Ileana Argentin. L'onorevole ha scritto un bellissimo libro di fiabe, fiabe che hanno come supereroe degli X-Men, oserei dire io. E questi X-Men sono dei bambini, dei ragazzi disabili. Non c'è pietismo, non ci sono cose. Guardate, sono anche un po' cattive. Io le ho lette queste fiabe. Alcune, voglio dire, mi sembra anche un po'. Quindi è un bel libro. Tra breve si troverà sicuramente, sarà disponibile in varie librerie in tutta Italia. Perché fortunatamente, se non sbaglio, è di Cusano. Cioè la nostra casa editrice, la casa editrice dell'emittente Niccolò Cusano, pubblicherà questo libro e lo renderà disponibile in tutte le librerie d'Italia. Basterà chiederlo, al limite si ordina, il giorno dopo il libro arriva. E non importa farlo leggere questo libro ai ragazzi disabili, lo dovrebbero leggere i ragazzi abili, onde non diventare stupidi nella loro vita, che aiuterebbe contro. Chi comunque si sente violento, chi si sente furbo, chi si sente bello, perché solo il fatto di ricordargli che da un momento all'altro può diventare brutto è una cosa che fa impressione. Diventano molto più intelligenti i vostri figli se leggono questo libro. Prego, Eliana, Grazie volevi. tantissimo per queste parole. Io ti voglio ringraziare la Cusano per aver dato questo grande spazio editoriale a queste fiabe, che sono veramente divertenti, secondo me, anche un po' ciniche in alcuni punti, però assolutamente in cui ridimensionano il dramma che gli altri hanno deciso che noi viviamo, perché, ripeto il concetto, io la mia vita non la cambierei con quella di nessun altro. Certo, la mia figlia è il mio grande problema, poi è quello che stai dicendo tu. Poi non c'è niente di così drammatico. Certo, se il mondo fosse fatto da persone di carta, io probabilmente non troverei la scalinata, ma detto questo, io gioisco nel vedere la gente che corre, non ritengo che sia un problema. Spero che sia stata l'ultima persona per evitare, perché purtroppo non è così, però insomma siamo uno strano mondo, ma lo ammettiamo come tutti gli altri. Quindi grazie a Pisana, grazie a Bandetti per non averci mai mollato. Devo dire che con Gianluca Fabbri facciamo questa trasmissione, che devo dire è molto seguita anche, soprattutto dagli studenti dell'Università di Milano, e che va alla grande proprio perché chiunque vuole intervenire può farlo, e finalmente non si parla solo di questioni di invalidità, ma si parla invece di inserimento lavorativo e di tante altre cose. E allora devo aggiungere io un'ultima cosa però, perché Ileana Argentin è anche titolare di un insegnamento che riguarda tutti questi aspetti dei diversamente abili. La nostra università, per volontà degli organi di governo, è stato creato questo insegnamento proprio per l'attenzione che il presidente e fondatore dell'università qui presente ha sempre avuto per questo mondo. Vabbè, abbiamo detto che praticamente senza
Ileana Argentin, l'Università Niccolò Cusano, l'emittente televisiva radio, stavano messi male, perché ormai faccio male. Allora le dico una cosa, senta, ma tante volte lei volesse fare l'assessore a Roma, preferisce farlo con l'onorevole, cioè con il sindaco Raggi, o al limite mi candido io a sindaco di Roma e viene a farlo con me l'assessore? Beh, Panzecchi, se mantiene la sua coerenza e razionalità, vorremmo fare i conti soltanto sul partito, però se no ci si può pensare alla grande. Vabbè, allora farò un torto, se per caso divento io sindaco di Roma. Se mai diventassi un giorno sindaco di Roma, caro lettore, farò un torto al PD e chiamerò Argentina. No, così. Tanto perché, d'altronde parliamo di una cosa seria. Assolutamente. L'Argentina, secondo me, ci darebbe una grande mano su tante cose, perché oggi, forse per la prima volta, io l'ho sentita parlare a 360 gradi di politica e, sinceramente, secondo me lei non è del PD, guardi, le dico io. Ora non le dico anche di che partito guardi, è, ma non lei lo non dica, è del PD. Non lo dico. No, non lo posso dire, però lei non è del PD. Vabbè, detto questo, no, perché io parlo anche con Gianluca Fabi, che lui è del PD, è tutta un'altra storia. Onorevole, la saluto e le auguro buonanotte, perché andiamo di corsa. Grazie di essere stata qui con noi. Ok, grazie a tutti voi, ci buonanotte. Vediamo. Buonanotte, arrivederci. Allora, signori, altri due minuti di pubblicità e la prossima volta però voi dovete imparare cosa vuol dire parlare di... Specialmente lei, direttore. Cioè io, sì, quando parlo con lei... Mi viene l'astio, mi viene l'acidità di stomaco. Addirittura. Sì, perché lei è lì, bello, concentrato. Ha visto come invece è facile? Io volevo votare no. Le persone, vabbè, comunque non le voglio dire. Andiamo in pubblicità, che adesso vorrei litigare due minuti col direttore. Due minuti. Pubblicità.